Matteo, Mitch, Frassileti, Poletti, Frasso, Mitch. Il pescatore professionista, no. Il pescatore professionista. Un benzinaio. Rudy Valenti. Danilo Gallinari. Un sogno sportivo. No, vincere almeno altri due campionati. Vincere un campionato con Frasso, perché uno ci è stato portato via, mancava troppo poco. Sì, faceva bel tempo, c'era un sacco di gente, abbiamo mangiato tanto e ci siamo divertiti. Lui non si ricorda, cioè se lo ricordo, gli ho detto l'altro giorno, ma una volta partimmo per, mi sembra, la Villa delle Rose. Il nostro primo anno a Forlì, a metà strada, c'è un diluvio universale incredibile, grandine, roba, la Villa delle Rose ovviamente l'ha aperto, noi la pioggia non l'abbiamo sentita, siamo tornati il mattino dopo. Bagnati, fradici proprio completamente. Langford. Michael Beasley. Romagna mia, Romagna il fiore. Tu sei la Madonnina che te brilla e te lontan. Tu ti adoro e piccinina, te stai mai qui mani in man. 1, 2, 3 I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can touch my hair and dress me everywhere. Basta però, dai! Like it's your creation. Come on Barbie, let's go party. Ah 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 yeah. Come on Barbie, let's go party. Ah 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 yeah. No, faceva bravo, bravo, vedi, allora se le cose le facciamo le bene. Dai ragazzi, non so. Michael Jordan, ovviamente, sembrerà scontato, ma è quello, cioè alla fine l'ho visto talmente tanto che mi piacerebbe almeno vederlo dal vivo, solo per stringere la mano e abbracciarlo tantissimo. Io dico Roger Federer, perché l'eleganza, la signorilità, oltre al talento, ma la longevità soprattutto. Ma tanto, non, probabilmente sarebbe venuto lo stesso, però il fatto di ritrovare comunque Mitch e anche Piazzino, poi lo nominiamolo, dai, sennò dopo si offende piccolo, così delicato. Parecchio, spinto parecchio. In realtà io ho spinto quasi per Piazzino e lui tantissimo, quindi no, io sono felicissimo che sia venuto anche lui. Instagram. Twitter. Toccarlo in faccia probabilmente, andargli a mettergli le mani vicino, che proprio non sopporta, poi altre cose. Quello che stavi fastidio a Frasso è quando gli stai addosso che è stanco, cioè se quando è stanco gli rompi le palle lui subisce parecchio. E l'ultima domanda, Mitch, cosa ricorda secondo te questa forma che hai? Per voi non sapete che ha tipo una voglia, non è proprio una voglia, comunque c'è un buco, cosa ricorda? Mi ricorda quanto sei deficiente quando pitturi la gente in faccia, quello mi ricorda. Ah, ok, perfetto. Cosa voglio dire io a lui? Yeah. Guarda, anche se sei scemo ti voglio tanto bene, ma...